Comitato di Solidarietà per l'Emilia-Romagna. Stanziare 100.000 euro per le popolazioni terremotate dell'Emilia. Lo ha proposto il Comitato regionale di Solidarietà, presieduto dal presidente dell'Assemblea regionale, Valerio Cattaneo. I fondi, che fanno parte dei risparmi del Consiglio, finanzieranno progetti di pubblica utilità. L'Assemblea regionale ha inoltre predisposto il conto corrente numero 100 66 13 754, con Poste Italiane, e il 2 giugno il concerto per la Repubblica in Piazza San Carlo a Torino raccoglie offerte libere. Attività delle commissioni. Il 28 maggio si è riunita la Commissione Speciale d'Inchiesta sulla gestione urbanistica, la cui attività è stata prorogata per 6 mesi. Il 30 maggio si è riunita la Commissione Cultura, che ha discusso sull'ipotesi di una superfondazione per semplificare il modello di gestione, puntando sull'incremento dell'efficienza del sistema museale piemontese e sulle sinergie fra GAM e Castello di Rivoli. Consiglio delle autonomie locali. Il 30 maggio a Palazzo Lascaris si è riunita l'Assemblea plenaria del Consiglio delle Autonomie Locali. Oltre ad approvare il regolamento interno, il CAL ha dato parere favorevole e condizionato sulla modifica della legge regionale 18 del 2007 per disciplinare il potere di indirizzo del Comitato dei Sindaci nei confronti dell'azienda sanitaria di competenza nel caso di delega della gestione di servizi sociali. Donne nella medicina. L'universo femminile e l'evoluzione dell'assistenza medica e sociale a Torino dal 700 ai giorni nostri. Questo è il tema del volume La donna nella medicina, dal baliatico al primariato, Torino fra 700 e il terzo millennio, curato dal Soar Optimist International e presentato a Palazzo Lascaris mercoledì 30 maggio. L'incontro è stato organizzato dalla Consulta Femminile Regionale del Piemonte nell'ambito del ciclo di iniziative Filo Diretto. Il sogno dell'acqua. La creatività incontra l'elemento vitale per eccellenza. Si intitola Il sogno dell'acqua, la mostra visitabile fino al 7 luglio a Palazzo Lascaris, organizzata dall'Ecomuseo della Pietra da Cantoni di Cella Monte. L'esposizione raccoglie le espressioni pittoriche di alcuni artisti che hanno voluto reinterpretare l'immagine del territorio alla luce del rapporto con il cosiddetto oro blu.